Sulla pericolosità intrinseca alla presenza di una patologia psichica si sono scritti volumi sia a favore delle tesi che la affermavano, sia a favore delle tesi che la negavano. Sicuramente nei confronti della pericolosità c'è stata un negazionismo che fu la reazione a quella che era la norma di inserimento della persona in un manicomio o in un manicomio criminale, che era la norma questa, cioè una persona veniva internata se era di pubblico scandalo o pericoloso per sé e per gli altri. La legge, quando fu fatta, non era così stigmatizzante come sembra, perché non era rivolta alle malattie, ma era rivolta a comportamenti di certe persone affette da malattie. Mentre poi nell'uso è diventata, praticamente ha cominciato a coincidere con tutta una serie di malattie attraverso un sillogismo. Se una persona affetta da schizofrenia è violenta, tutte le persone affette da schizofrenia sono potenzialmente violente, e così diede luogo a una immissione nel manicomio di tutta una serie di persone che erano le più tranquille, serene, buone, ma affette da schizofrenia. Cioè una persona affetta da schizofrenia simplex non sarebbe capace manco di uccidere una mosca, ma rientrando nella categoria di schizofrenia, è dato che alcuni pazienti affetti da schizofrenia avevano fatto violenza o contro cose o persone, tutta la categoria diventava potenzialmente pericolosa, e come tale nella potenzialità era mandata nel manicomio. Fu un'operazione di stigma prodigiosa, addirittura prodigiosa non nel senso positivo, ma nel senso negativo, perché praticamente sulla base del fatto che una persona ha fatto violenza furono internate centinaia di persone. È un'operazione da lager. Se sei di etnia rom, proprio perché sei di etnia rom, a prescindere da come sei, vai nel lager e ti faccio fare la fine che ti sottoponga la soluzione finale. Per ovviare a questa idea della pericolosità, nella nuova legge non viene menzionata la pericolosità, cioè nel senso che l'intervento non è legato al fatto che possa essere pericoloso, ma è legato, parlo del TSO, ma è legato ai dati oggettivi, una persona che sta male, che non si rende conto di quanto sta male, che ha bisogno necessariamente di cure, non è in un luogo adatto per farlo. Non viene proprio nominata l'idea della pericolosità. Esistono delle condizioni di patologia psichica che di fatto prevedono che il comportamento di quella persona possa risultare pericoloso. Pensiamo per esempio al disturbo di personalità antisociale, che dà luogo a condotte antisociali che possono essere lievitamento del sociale, ma anche di distruttività nei confronti di elementi oggettivi del sociale, che possono essere appunto oggetti, situazioni e persone. Qua non parlare di pericolosità è una mistificazione, cioè effettivamente persona per persona, non la classe del disturbo di personalità antisociale, sapendo che il disturbo di personalità antisociale può determinare
determinare delle condotte impulsive e violente, su quella persona va studiata quanto se quella persona effettivamente possa agire. In questo senso anche fare un'opera di prevenzione, perché nel prevenire la condotta violenta, di fatto noi stiamo facendo una cura del disturbo. Poiché non abbiamo più la possibilità di parlare di pericolosità, ma tutti quanti noi psichiatri sappiamo che in certi momenti la persona molto impaurita, molto in preda ai suoi deliri, interpretando male il posto dove sta o quello che facciamo fare, può avere delle condotte aggressive, ma che sono delle condotte difensive, cioè cerca di difendersi da quello che avverte lui come un'aggressione nei suoi confronti. Ecco perché nell'accoglienza del paziente psichiatrico dobbiamo operare con tutte quelle tecniche che di de-escalation, come si dice, che raffreddino la condizione di tensione, perché in una condizione di tensione una persona è più portata a fare azioni violente, ma stiamo attenti, sono azioni violente che non sono nell'intenzione della persona, ma sono nella reazione della persona dominata da una condizione delirante, quindi molto limitata. Di fatto poi si risolvono in pochi, addirittura in pochi minuti, con un intervento di rassicurazione e un intervento medico teso alla sedazione dello stato di agitazione psicomotoria. Quindi non parlare di pericolosità è un'ipocrisia. Dire che il paziente psichiatrico in quanto tale è pericoloso è un'idiozia assoluta, nel senso che sono molto più pericolosi, molto più autori di reato in percentuale le persone cosiddette sane di mente che non le persone affette da disturbo mentale. Noi dobbiamo aiutare i pazienti a non dare luogo a non fare danni. Perché dobbiamo aiutarli a non fare danni? Perché se non pratichiamo, non mettiamo in atto tutte quelle pratiche che servono a far sì che la persona non vada incontro ad atti violenti, c'è il rischio che se la persona fa un atto violento poi abbia commesso un reato e come tale diventa una persona affetta da disturbo mentale autore di reato e va incontro a una legislazione e anche a delle misure di intervento che sono proprio specifiche per queste persone, sostitutive dell'ospedale psichiatrico giudiziario, ma comunque ugualmente molto importanti e comunque molto limitative di quella che può essere la libertà, che sono le cosiddette REMS, cioè delle comunità terapeutiche dedicate a queste situazioni, non a queste persone, cioè è l'atto che dà luogo a una condizione e a un certo modo di intervento, non è la persona. La persona in qualche maniera è sempre rispettata, mentre invece prima non era rispettata, prima col fatto che apparteneva alla categoria, c'erano state delle azioni di pubblico scandalo, tutta la categoria era di pubblico scandalo. Questo fu, ripeto, un'operazione proprio di stigma, proprio tipica da Lager, nel vero senso della parola.